Bruno Editore presenta La pubblicità sul web. Manuale sull'analisi linguistica del messaggio dei banner di Giovanni Frega. Introduzione. Questo ebook muove da una riflessione sulla comunicazione pubblicitaria online e delle tecnologie ad essa collegate, riferendosi esplicitamente al paradigma alternativo, in particolare alla codifica e alla ricodifica del discorso mediale. Questo modello ha origine nella teoria critica, nella semiotica e nell'analisi del discorso, rientrando più nella sfera delle scienze umanistiche che sociali. È legato all'analisi della ricezione, che contesta le metodologie dominanti della ricerca empirica sul pubblico e sul contenuto, perché entrambe trascurano il potere del pubblico di caricare messaggi di significato. L'obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare l'infinità dei banner presenti in rete, proponendo una tipologia dei tratti invarianti della comunicazione pubblicitaria nel web, al fine di riconoscerne le caratteristiche principali. Da un punto di vista metodologico, vista l'eterogeneità e la relativa ampiezza del materiale oggetto d'indagine, si è preferito utilizzare un collage di strumenti e di categorie analitiche. Un approccio semiotico di stampo strutturalista è stato utilizzato per studiare i principali banner, mentre si è privilegiata una prospettiva di marketing per descrivere le caratteristiche della pubblicità nel web. Gli studi più interessanti finora condotti su internet ci hanno ormai orientato verso una concezione del nuovo mezzo di comunicazione legato a valori di fortissima soggettività. Pensiamo, ad esempio, ai cambiamenti nelle strutture testuali legate all'introduzione delle forme ipertestuali e al conseguente affievolirsi della sensazione di confine tra un testo e l'altro, sostituita dalla percezione sempre più forte di un intreccio complesso di discorsi. Il processo che abbiamo intrapreso non ci allontana dal vecchio, solido continente testuale, ma ci porta piuttosto verso un agglomerato di discorsi non più pienamente separabili, costruiti per moduli che si aggiungono e si combinano, dove ogni intervento riprende e reinterpreta il discorso degli altri. È dunque all'insegna dell'intersoggettività che si pone il mondo verso il quale stiamo muovendo, ed è questo il senso della mia riflessione iniziale sulla comunicazione pubblicitaria nel web. Più in generale, il contenuto dei mass media è stato spesso considerato dai sociologi una testimonianza più o meno attendibile della cultura e della società in cui si è prodotto. È sotto tale punto di vista che dobbiamo analizzare la pubblicità nel quadro più ampio del sistema culturale, non comprensibile se lo si riconduce al puro aspetto commerciale, ignorando il molteplice intreccio con i tanti livelli della nostra vita sociale. Uno degli interrogativi che possiamo porci è: come funziona la pubblicità su internet? Su internet non si può pensare di imporre un messaggio perché il modello pull dà all'utente un'estrema libertà di navigazione. È questi che sceglie cosa guardare e dove andare a prendere le informazioni più interessanti. Tale visione attiva condiziona anche l'inserimento della pubblicità sul nuovo medium. Sul www i messaggi promozionali, per essere efficaci, devono assecondare il modello pull. La pubblicità online non è la comunicazione di uno spot imposto al cliente, ma una ricerca facilitata di determinati prodotti che vengono guardati solo se l'informazione che porta ad essi è interessante. Gli esperti del settore affermano che su internet inserzioni statiche come quelle presenti sui giornali oppure spot emozionali come quelli visibili in TV perdono valore. La pubblicità online deve essere dinamica e interagire con contenuti informativi ben costruiti. È la tendenza che ha portato molte aziende a realizzare i propri siti promozionali utilizzando molta più informazione rispetto ai messaggi pubblicitari veicolati da altri media. Dalle grandi compagnie come Nike, Sony, Ford, Coca-Cola, Invicta, solo per citarne alcune, alle più piccole imprese che possiedono un sito web rappresentativo, l'imperativo categorico è attrarre utenti online sui prodotti attraverso molta informazione interattiva interessante e facilmente cliccabile. Per convincere un navigatore ad acquistare un libro servirà a poco mostrare sul web la copertina scintillante ed elegante del volume, come avviene nelle inserzioni sui giornali, ma sarà molto più utile invece dare informazioni interattive sul testo. Il concetto può essere esteso ad altri mercati, dall'informatica alle automobili. Quale genere commerciale più dell'automobile necessita di informazioni sul prodotto da acquistare?
Fino a oggi, gli spot che hanno ben funzionato sulla rete sono stati quelli che hanno proposto una comunicazione below the line, in cui il prodotto non compare direttamente, ma viene veicolata l'idea del prodotto. Di fatto, si tratta di promozioni e sponsorizzazioni di vendite che vengono effettuate direttamente via web. Questo tipo di comunicazione farà sorgere sempre più sistemi redazionali che parlano di campioni dello sport per pubblicizzare scarpe o indumenti sportivi, di viaggi in paesi esotici per promuovere agenzie di turismo, eccetera. Opposto al below the line c'è il concetto above the line, cioè il messaggio diretto sul prodotto di tipo tradizionale. La pubblicità su internet diventa inoltre più precisa, ma anche più sofisticata e complessa da far funzionare. L'interattività, un flusso di informazioni bidirezionali, porta a maggiori dati sul cliente da raggiungere e quindi il marketing può essere più esatto. Inoltre, sui mezzi digitali, gli utenti lasciano molte tracce. Esiste la possibilità, infatti, attraverso sistemi di verifica dell'uso da parte degli utenti di dispositivi e software, bancomat, carte di credito, siti web, di controllare i percorsi e di elaborare i profili del pubblico con maggior precisione di prima. Chi eroga o vende questi servizi e prodotti può in tal modo facilmente ed efficacemente conoscere il target dei propri messaggi pubblicitari. Nasce quindi la pubblicità super personalizzata, dove ogni utente può essere raggiunto da un differente messaggio. Le difficoltà iniziano quando occorre interagire con il pubblico da raggiungere. Il web, essendo un personal medium, porta infatti a una frammentazione del mercato e a una proliferazione di nicchie, utenze e target. I messaggi pubblicitari devono allora essere ben diversi dall'ambiente broadcast, in cui un messaggio è valido per una sterminata platea di pubblico. L'advertising interattivo è quindi l'arte di produrre una serie di informazioni ritagliate sulla base dei profili acquisiti in precedenza per seguire le abitudini dell'utenza. Dopo questo breve excursus sulle caratteristiche della comunicazione pubblicitaria nel web, passo a una breve rassegna della struttura di questo lavoro. La prima parte della mia analisi prende in considerazione la rete internet come veicolo pubblicitario, studiando le caratteristiche specifiche di questo nuovo mezzo di comunicazione da un punto di vista economico, attraverso un approccio di marketing. La seconda parte è un tentativo di studio e di classificazione delle caratteristiche dei banner da un punto di vista semiotico. In questa sede saranno analizzate solo alcune forme di banner pubblicitari, attraverso un campione di tipo casuale, cioè forme pubblicitarie presenti nei giornali, in rete e nei portali, nelle quali è possibile acquistare uno spazio, qualcosa di simile al tradizionale modulo, in cui inserire il proprio logo, un'immagine o uno slogan. La terza parte prende in considerazione la campagna pubblicitaria in rete dell'Audi A2. Verranno analizzate le caratteristiche tecniche della campagna, i tipi di banner utilizzati e la strategia comunicativa secondo il modello semiotico testuale. In questa parte verrà studiato anche il sito dell'Audi A2, privilegiando un approccio cognitivo con particolare riferimento al modello Flow. Al termine verranno trattate le conclusioni finali.